Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 362 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Si registrano due decessi recenti, mentre l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 124. Intanto si avvicinano a quota 250.000 le terze dosi di vaccino. Vediamo. Sono 362 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 5.193 tamponi molecolari. È risultato dunque positivo il 6,97% dei campioni. Si registrano due decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a quota 2.609. In lieve riduzione i ricoveri complessivi, anche se aumentano quelli in terapia intensiva. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 90 anni. Gli attualmente positivi sono 5.000. 433. 114 pazienti sono ricoverati in area medica, meno 5 rispetto a ieri, e 13 in terapia intensiva, più 2, mentre gli altri 5.306 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 103 in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila, 37, Chieti, 154, Pescara, 68, Teramo 102. E alla luce dei dati odierni, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva sale al 7%, più 1% rispetto a ieri, mentre resta fermo al 9% per l'area non critica, a fronte di soglie di zona gialla rispettivamente del 10% e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 124. A livello territoriale i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, che però sembra mostrare i primi segnali di miglioramento. L'incidenza, che solo pochi giorni fa aveva raggiunto il livello più alto del 2021, 238, ora è a 164. Segue con 140 il Chietino, che sta peggiorando in fretta. Poi ci sono il Pescarese con un'incidenza pari a 90 e l'Aquilano a quota 90, ma parallelamente aumenta anche la campagna vaccinale. Si avvicinano a 250.000 le terze dosi di vaccino contro il Covid-19 fino ad oggi somministrate in Abruzzo. Stando all'ultimo aggiornamento relativo a ieri, sono a 243.179, pari al 20,5% della platea. Del totale, 56.019 dosi sono state somministrate negli ultimi 7 giorni, con il picco di oltre 11.000 unità registrato ieri. Nel complesso, proprio ieri, tra prime, seconde e terze, sono state somministrate 13.840 dosi. Si tratta del dato più alto degli ultimi mesi, e cioè da quando è partita la campagna sulle terze dosi e da quando l'estensione del Green Pass ha fatto risalire i numeri delle prime dosi. Sono 5.227 le prime dosi somministrate in una settimana, dato in crescita rispetto alla settimana precedente. I numeri sono aumentati in particolare negli ultimi giorni per effetto dell'introduzione del Super Green Pass. Intanto la copertura vaccinale, ovvero la popolazione che ha completato il ciclo con due dosi o con un siero monodose, è all'83,9%. Il 13,9% della platea, cioè oltre 150.000 persone over 12, è senza neppure una dose. Parliamo adesso di maltempo che nelle ultime ore sta creando disagi anche nella nostra regione. Chiuso un tratto, lo vedete nelle immagini, della provinciale 1 del Tronto, dove già si viaggiava a senso unico alternato con impianto semaforico. L'impianto è stato danneggiato da un automobilista, per fortuna nessun danno alle persone, mentre la portata del fiume è monitorata dal Genio Civile. La provincia ha chiuso il tratto interessato, chiuso anche un sottopasso abbellante per far defluire l'acqua. L'ultimo avviso della Protezione Civile parla di venti di burrasca nel pomeriggio di oggi, accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. E l'avviso dalle prime ore di domani prevede inoltre il persistere di venti di burrasca nord-orientali sulla nostra regione e sul Molise, specie nei settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste. Sulla base dei fenomeni previsti in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 12 dicembre, allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.
Cambiamo argomento adesso. I palazzi della regione Abruzzo a Pescara non vanno acquisiti da privati. Per il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, c'è necessità di porre freno ad altri sperperi e tirare fuori dal cassetto il progetto di riqualificazione degli stabili di Viale Bovio e via Raffaello. Nella città di Pescara insistono due sedi di proprietà di Regione Abruzzo, una in via Raffaello e un'altra in via Le Bovio. Queste sedi da qualche anno sono state sgomberate per consentire la messa a norma delle stesse. Purtroppo, dallo sgombero dei dipendenti ad oggi sono passati diversi anni, le sedi sono lì a fare bella mostra di sé, completamente abbandonate in stato di grave fatiscenza. Quindi, nonostante la proprietà di queste due sedi, Regione Abruzzo cosa fa? Nel 2011 fa due delibere, crea due gruppi di lavoro per il reperimento di immobili da privati da acquisire al patrimonio regionale o prendere in affitto per realizzare la nuova sede unica della regione e un altro avviso per reperire temporaneamente una sede dove trasferire i dipendenti di Viale Bovio e via Raffaello, dimenticandosi che i dipendenti erano già stati allocati in altre sedi. Il punto è questo. Questo, che a oggi si sta ancora mandando avanti queste procedure, hanno individuato anche per una, avrebbero individuato il palafiere di Via Tirino, ma non solo. Io chiedo con forza all'assessore regionale Guido Liris di prendere in esame un progetto che era stato fatto dal Servizio Risorse della Regione Abruzzo, che prevedeva la ristrutturazione appunto di Viale Bovio e Via Raffaello, la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche un eventuale aumento di volumetria per fare lì una cittadella della Regione Abruzzo e quindi risparmiare tanti soldi rispetto a dare sul mercato da un privato per acquisire un qualcosa di cui non abbiamo bisogno perché ce l'abbiamo all'interno del patrimonio regionale. Purtroppo questo progetto non è stato preso in esame, mi auguro che venga presto fatto per l'interesse generale, l'interesse collettivo, risparmiare soldi e valorizzare il nostro patrimonio immobiliare interno. Perché questa volontà di rivolgersi al mercato, secondo lei? Ma veramente allucinante, follia pura, avendo delle strutture di proprietà, si lasciano, si preferiscono lasciarle così cadenti, in abbandono, in grave stato di fatiscenza e rivolgersi poi al mercato, andare verso i privati e chiedere delle sedi per la Regione Abruzzo. Saranno completati entro febbraio i lavori di messa in sicurezza di alcuni dei tratti più frequentati della riserva d'Annunziana. Primi passi per il recupero dell'area devastata dall'incendio dello scorso agosto. In via Pantini, abbattimento di 27 alberi e potatura di 44. Nei comparti 3 e 4 vi saranno ulteriori 24 abbattimenti e la potatura di 75 alberi che al momento possono ritenersi salvi rispetto all'aggressione del fuoco nel grave incendio del 1 agosto. Sono alcuni dei provvedimenti adottati ieri dalla Giunta Comunale di Pescara per mettere in sicurezza il tracciato e le aree verdi adiacenti, fruite dai cittadini per attività motoria e ricreativa nei pressi della riserva d'Annunziana. Lavori che, tempo permettendo, saranno completati tra fine gennaio e inizio febbraio e che sono propedeutici a quelli più ad ampio raggio che avranno la finalità della rigenerazione naturale del patrimonio andato distrutto la scorsa estate. A tal proposito, la Giunta ha votato la presa d'atto della relazione consegnata dagli esperti Nevio Savini, Dario Febbo e Gianfranco Pirone, nominati dal sindaco Masci, il quale aggiunge: l'intervento che noi andremo a fare all'interno della pineta sarà controllato, e monitorato continuamente, non ci potranno essere mezzi meccanici che, potrebbero rischiare di rovinare, i germogli che stanno venendo fuori, l'attenzione sarà massima, elimineremo anche all'interno del comparto 5 i ruderi, dell'ex vivaio che, sono assolutamente pericolosi e inutili, quindi faremo una pulizia molto attenta, poi dovremo aspettare la prima stagione per capire quante piantine stanno rinascendo e su quello poi regoleremo i prossimi passi. Peraltro le risorse che abbiamo individuato sono risorse che ci sono state consegnate dalla regione perché, a seguito del Festival d'Annunziano ci sono stati molti introiti, poi ci sono state molte donazioni, sia al comune che alla regione. Tutte queste risorse le abbiamo messe insieme, abbiamo messo ulteriori
soldi del bilancio comunale, quindi abbiamo già una disponibilità importante per riaprire quei comparti 3 e 4 e per intervenire inizialmente sul 5. Poi ci saranno le risorse dell'assicurazione, quindi avremo i soldi per poter intervenire bene. L'idea complessiva è quella di riunire i comparti 4 e 5, quello è l'obiettivo che perseguiamo da 20 anni e più con il PAN, io mi auguro di poterlo realizzare. Lite in una discoteca di Pescara e aggressione al mezzo della volante che era intervenuta dopo le segnalazioni dei presenti. Per questo motivo il questore Luigi Liguori ha emesso 4 Daspo Willy, 2 di un anno e 2 di 6 mesi a carico di 4 giovani. Serata agitata, quella dello scorso 25 novembre a Pescara, e che ha indotto il questore Luigi Liguori a emettere 4 Daspo Willy, divieti di accesso alle aree urbane della movida pescarese, 2 della durata di 12 mesi e altri 2 di 6 mesi. A innescare i fatti l'aggressione nei confronti della ex all'interno di una discoteca della città da parte di un 25enne albanese con precedenti per rapina. Il giovane poi è stato a sua volta aggredito e quando è uscito dal locale alla vista degli agenti della volante ha sputato verso di loro proferendo minacce e frasi offensive. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce, lesioni e vilipendio e per lui Daspo Willy di un anno. Nel frattempo, mentre gli agenti erano nel locale con la macchina chiusa e lasciata incustodita all'esterno, sono entrati in azione altri 3 giovani. Un 19enne di origini cubane, anch'egli con precedenti per furto, ha tentato vanamente di aprire la vettura e poi si è scagliato contro il mezzo, strappando via il tergicristallo. Il tutto mentre gli altri 2, pescaresi di 18 e 21 anni, il primo filmava la scena col telefonino, il secondo rompeva il tergicristallo. Per il primo dei 3, Daspo di un anno, per gli altri 2, Daspo di 6 mesi e devono tutti rispondere di vilipendio alle istituzioni e alla Repubblica e danneggiamento aggravato in concorso. Il questore Liguori stigmatizza la facilità con cui molti giovani che hanno alle spalle situazioni familiari complesse producono comportamenti irriguardosi verso le istituzioni. C'è questo denominatore comune sia nei ragazzi diciamo extracomunitari e sia nei ragazzi locali, che ci sono delle situazioni personali e particolarmente problematiche sotto il profilo familiare, ci sono anche a volte dei precedenti di polizia, ci sono delle mancate capacità di gestione di situazioni personali. La situazione è abbastanza complessa, ma saremo vigili e attivi affinché vengano rispettate le istituzioni e la Polizia di Stato e la macchina della Polizia di Stato in questo caso rappresenta il simbolo di una delle istituzioni più amate dagli italiani. Un monito anche ai gestori dei locali. I titolari di esercizi pubblici hanno ovviamente il dovere di collaborare con le forze di polizia e di adottare tutte le misure di safety e di security richieste dalla normativa e in particolar modo mi aspetto che quando avvengano qualsiasi tipo di turbativo o disordine all'interno o nei pressi dei locali che siano i primi a chiamare le forze di polizia. La Procura di Torino ha riaperto il caso del sequestro Gancia. Nel 1975, nel corso della cosiddetta battaglia di Arzello tra Carabinieri e Brigate Rosse, furono uccisi Margherita Cagol e l'appuntato di penne Giovanni D'Alfonso. A 46 anni di distanza, il figlio del carabiniere abruzzese cerca ancora la verità. A 46 anni di distanza il caso della battaglia di Arzello è di nuovo aperto. È quanto deciso dalla Procura di Torino a seguito di un libro inchiesta e soprattutto di un esposto di circa un mese fa da parte di Bruno D'Alfonso, figlio di Giovanni, l'appuntato dei carabinieri originario di Penne, morto nel 75 in un conflitto a fuoco con dei brigatisti. Le BR avevano sequestrato l'industriale dello spumante Vittorio Vallarino Gancia. Con i soldi del riscatto avrebbero finanziato la lotta armata. Però nella cascina nei pressi di Acquiterme, dove era tenuto l'ostaggio, si presentarono i carabinieri, per caso, secondo la storiografia ufficiale. Nel conflitto a fuoco che ne seguì, perse la vita, oltre ad Alfonso, anche Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, che secondo molti fu giustiziata mentre questa era a terra, disarmata, con le braccia alzate. Un altro militante delle Brigate Rosse, lì presente ma riuscito a fuggire, non è mai stato identificato. Oggi, in seguito alle intercettazioni in carcere dei cosiddetti prigionieri politici, emergono nuovi elementi. Le notizie sulle varie versioni di questo conflitto a fuoco erano sempre un po' contrastanti tra loro, quindi diverse. Ma soprattutto
c'era un personaggio che è sfuggito alla giustizia, che era presente, quindi un brigatista che che non è mai stato perseguito per questa vicenda. Io mi aspettavo che fossero riaperte le indagini o comunque non fossero state chiuse così affrettatamente dopo 6 mesi dal conflitto a fuoco. Perché secondo lei così rapidamente? Che cos'è che non torna in questa storia? Ma questo non lo so, io adesso sono felice del fatto che con il mio esposto le indagini siano state riaperte nonostante tutto questo tempo e posso soltanto constatare che effettivamente se sono state riaperte qualcosa di strano insomma si è emerso. Una storia, come molte altre degli anni di piombo, dai tratti oscuri, tra versioni contraddittorie e perfino l'insabbiamento. In quegli anni era il generale Dalla Chiesa, l'uomo dello Stato, deputato a contrastare i tentativi insurrezionali. La battaglia di Arzello aprì la fase più cruenta della lotta armata, anche per vendicare la morte della Cagolle. 3 anni dopo, nel 78, fu sequestrato Aldo Moro. Se c'è qualche persona che non ha mai pagato per questa vicenda è giusto che paghi, anche adesso a distanza di anni, ma io questo lo dovevo per la memoria di mio padre, perché questo è un segno di rispetto nei suoi confronti. Dopo 2 anni di chiusura il circolo degli anziani di Teramo è stato rimesso a nuovo e ora ha riaperto i battenti, vediamo. Dopo 2 anni finalmente abbiamo riaperto il circolo degli anziani. Sono stato coadiuvato dal mio vicepresidente e da altri soci del circolo che ci hanno aiutato a pitturare, a rimettere a posto le sedie, pulire per terra, eccetera. Prima di tutto giochiamo a carte, facciamo una partitella, in quanto è stato notato che il gioco a coppie delle carte aiuta soprattutto le persone anziane nel tenere esercitata la memoria e di conseguenza essere più attivi nella socialità. Siamo 25-27 persone, però non tutti, oggi ne siamo molto pochi a causa del tempo cattivo. Oggi io sono felicissima perché finalmente dopo 2 anni di pandemia riapriamo il centro per gli anziani, un luogo dove tutti gli anziani di Teramo possono socializzare, possono stare insieme, trascorrere in piena serenità le loro ore della giornata, e questo è un grande segnale che stiamo dando in questa giornata, proprio perché riusciamo a ripartire anche con tutti i nostri amici più avanti con l'età. Vediamo questa bellissima sede con tante persone all'interno, naturalmente sempre seguendo le regole del Covid, e quindi che dire, buon rinizio a tutti questi signori. E adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente calcio di Serie C per la penultima giornata di andata. Domani alle 17.30 il Pescara ospita l'Adriatico Cornacchia, una Pistoiese in crisi. Tra i biancazzurri squalificato Rizzo, non convocati Marilungo e Galano. Auteri recupera Drudi ma potrebbe confermare in toto l'11 che domenica scorsa ha espugnato Grosseto. Il tecnico biancazzurro presenta l'avversario ed è stato stimolato anche dagli ultimi sviluppi societari, con le pronunce del Tribunale dell'Aquila che ha dichiarato nulli i bilanci della società dal 2015 al 2017. No, ma loro hanno nel loro DNA questa capacità di giocare, di essere propositivi, di proporre gioco, di costruire, di portare pressione, una squadra che il campo lo tiene bene, poi magari i punti che hanno fatto non corrispondono a quello che in generale sono state le prestazioni, quindi non credo che sia, loro hanno questa caratteristica, quindi mi aspetto una partita così. Drudi rientra dalla squalifica, anche Memusciai, cioè nel senso che sono disponibili, vediamo, alcuni piccoli dubbi, ma è molto probabile che per tutti gli 11, insomma, o se magari tolto qualche elemento si possa riproporre la stessa formazione, anche perché
abbiamo fatto una buona gara, continua, e di quello che hanno fatto alcuni giocatori che erano praticamente alle prime partite sono rimasto soddisfatto sul piano della prestazione individuale, che dobbiamo dare continuità. Abbiamo ritrovato alcune certezze che sono legate al modo di stare in campo, ai criteri di gioco, alle geometrie, agli ordini prestabiliti. Partita con la Lucchese c'era molta tensione, che poi insomma gira e rigira. Quando si parla sempre dell'allenatore è chiaro che i ragazzi questa pressione l'avvertono. Resettiamo quello che abbiamo fatto fino adesso, perché abbiamo tante colpe da farci perdonare, e questa è la molla che ci deve spingere. No, la seconda parte della domanda è mercato. Adesso abbiamo tre partite da qui al 22 dicembre, non lo so, facciamo queste tre partite e soprattutto facciamole bene, che è molto importante. E per il resto ho letto di questa notizia, però ciò che sono cose che non conosco profondamente. Ciò che posso dire riguarda il presente è che qui c'è un modello organizzativo importante, questo sicuramente è merito della società, è che qui dal punto di vista del lavoro non ci manca nulla, è che qui io alleno da tanti anni in Serie C, è che qui anche dal punto di vista dei pagamenti c'è una puntualità come quasi mai mi è capitato, e quindi non lo so, le altre cose non le conosco, ma qui si può fare calcio. Ed è arrivata anche la risposta della Delfino Pescara con un comunicato proprio relativo alle sentenze sui bilanci. Con riguardo alle sentenze del Tribunale dell'Aquila, si legge: la Delfino Pescara 1936 SPA comunica che le stesse saranno oggetto di appello, riservando a questa sede i molteplici profili di gravame. Giova limitarsi ad osservare quanto segue. Si ritiene che le stesse si pongano in contrasto con quanto sancito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che ha già accolto le difese della società rigettando in pieno il ricorso del socio Cimav. Le previsioni degli amministratori si sono puntualmente avverate, sicché il tempo ha dato ragione ai medesimi. E poi ultimo punto, in ogni caso, se si legge la sentenza relativa al bilancio 2017, in particolare da pagina 10 e seguenti, si apprende come la stessa affermi espressamente che le poste di bilancio sono correttamente e legittimamente iscritte, ponendo unicamente un problema non condivisibile di descrizione di una unica posta contabile che tuttavia la sentenza stessa ha riconosciuto come legittimamente iscritta. E adesso andiamo in casa a Teramo, domani in campo alla stessa ora del Pescara. Diavolo che dopo due trasferte consecutive ospita l'Ancona al Bonolis. Dubbio a destra nel pacchetto arretrato, dove mancherà Zsuzsmanovic per squalifica, ma Guidi recupera quasi tutti gli uomini per la sfida ai dorici di Gianluca Colavitto. L'Ancona ha avuto una partenza sprint nel campionato perché ha vinto praticamente tutte le prime cinque, ed è una squadra che nelle prestazioni non è mai mancata, anche quando magari i punti non sono arrivati o hanno pareggiato sul campo le prestazioni le hanno sempre fatte e sono sempre stati estremamente pericolosi contro chiunque. Quindi al di là dei punti che hanno fatto nelle ultime magari 10 partite, quello che conta è il percorso che loro hanno avuto, ed è un percorso estremamente, estremamente importante, ed è il vantaggio grande che hanno rispetto a tanti, che hanno una guida tecnica che porta avanti un lavoro da ormai anni, e quindi sono una squadra rodata, anche se hanno cambiato degli interpreti rispetto alla stagione scorsa o rispetto a 2 anni fa quando vinsero il campionato di Serie D, però una metodologia che ormai si è affermata all'interno della squadra e della società. Ho fatto una convocazione più ampia perché i ragazzi sono quasi tutti rientrati, tranne Lombardo e Rossetti, poi sono tutti a disposizione, quindi faremo una convocazione di 24 giocatori e poi domani uno andrà in tribuna. No, Bellucci ha subito un colpo, c'ha una frattura al setto nasale, però lui già nel suo percorso si era già fatto male 2 volte, quindi questa è la terza volta che ha delle microfratture o fratture al setto nasale, e quindi però
non ha saltato nemmeno un allenamento, è disponibile, chiaramente la società gli ha messo a disposizione lo staff sanitario una maschera protettiva con la quale si è allenato tutta la settimana e quindi è regolarmente disponibile. Ma io penso che riuscirà a vincere chi tra le due squadre riuscirà a battere la prima pressione, il primo pressing avversario e soprattutto chi riuscirà a pressare meglio, perché è chiaro che sono due squadre che privilegiano la qualità, che hanno giocatori e sviluppi offensivi estremamente ficcanti e grande pericolosità contro chiunque. Quindi io mi aspetto una partita aperta e penso che difficilmente domani vedremo 0-0. Detto questo, mi auguro che si sia noi ad essere vincenti e a giocare meglio dell'Ancò. E tra i protagonisti della vittoria in rimonta sul Siena, il portiere dell'Ancona Materica Michele Avella parla della gara di domani contro il Teramo. Avella ritroverà contro Federico Guidi, il tecnico del Teramo che lo scorso anno lo ha allenato a Caserta. Dirlo adesso è sicuramente affrettato, perché dopo un periodo così, soltanto una vittoria non può sicuramente significare la svolta di un brutto periodo. Dobbiamo cercare di dare continuità e le prossime volte cercare di non andare sotto, ma cercare di controllare la partita prima, quando possibile, ovviamente, perché ci sono gli avversari che sono di livello. E quindi sicuramente ci ha dato una grossa carica vincere anche così in casa, è stato importante dare una gioia a questi tifosi che veramente ci hanno sostenuto fino alla fine, però è una buona spinta che dobbiamo cercare di portare, ecco, dalla nostra parte entusiasmo per cercare di fare ancora meglio le prossime volte. Ma il Teramo è allenato da mister Federico Guidi, che avevo l'anno scorso a Caserta. Quindi poi, da quello che ho visto quest'anno, è comunque una squadra tosta, una squadra che ti viene a prendere forte, che gioca bene, e quindi è una squadra veramente difficile da incontrare. Poi andiamo in casa loro, quindi sicuramente, come tutte le domeniche, sarà una battaglia dura. E noi dobbiamo pensare a noi e cercare di fare il nostro meglio, come sempre. In Serie D si torna subito in campo, trasferte per il Chieti contro l'Alto Casertano, Castelnuovo a Tolentino e Vastese a Fiuggi. Impegno casalingo per il Nereto contro un Fano che in panchina non ha più Roberto Cappellacci, sostituito da Raimundo Catalano. Ma la gara di cartello è il derby del Mariani Pavone tra Pineto e Notaresco. Per il tecnico pinetese Marco Pomante c'è la necessità che la squadra torni a tutti i costi ad una vittoria che manca da troppo tempo. Ma la rabbia c'è, mettiamo subito da parte la partita con il Castelfidardo, che è stata, come detto tu, una beffa. Adesso domenica abbiamo un'altra partita importante contro il Notaresco, è un derby, una partita importante per noi, ma soprattutto per trovare la vittoria a tutti i costi, perché è tanto che il Pineto non vince, sono 5 partite, e i ragazzi ci tengono a fare bene, io ci tengo, ma ci teniamo soprattutto anche per la società, perché ha fatto dei sacrifici enormi, è giusto ripagarli. Sì, può essere, sì, è vero, siamo consapevoli però che affrontiamo una squadra forte, una squadra costruita per vincere, una squadra che il mercato invernale si è rinforzato ulteriormente con gli acquisti di Arra ed Esposito. È una partita difficile, però noi abbiamo la determinazione giusta per affrontare questa gara e speriamo di tornare alla vittoria, come ho detto prima. Cosa conta soprattutto? Ma conterà la cattiveria, conterà la concentrazione. È normale che noi domenica, mercoledì, abbiamo pareggiato una partita con il Castelfidardo, secondo me il secondo tempo non abbiamo sofferto per niente, un errore di concentrazione da parte della linea difensiva ha portato il pareggio loro. Domenica non ce lo possiamo permettere, perché di fronte abbiamo una grande squadra che ha dei giocatori davanti molto forti, dobbiamo stare concentrati tutti i 90 minuti e dobbiamo avere la cattiveria giusta, perché queste partite si vengono con la cattiveria giusta. Sì, è la gioia più bella che ho visto da allenatore, però ci tengo a rimarcare che Notaresco è stata la mia ultima società dove ho disputato l'annata da calciatore. Mi trovo bene, mi fa piacere ritrovare tanti amici che sono gli Notareschi. A Notaresco ho vissuto un anno importante e stavamo facendo, penso, un miracolo calcistico, perché
venivamo da una striscia importante di vittorie consecutive. Io a Notaresco mi sono trovato benissimo, è normale che poi quando ti incontri di avversario uno pensa sempre alla propria squadra ed è normale, l'obiettivo mio è quello di batterlo. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una buona serata.